un'importante occasione per conoscere ed essere informati sulla propria associazione, per sentirsi parte attiva, conoscerne l'evoluzione, le difficoltà e i successi. In molti hanno risposto all'invito proposto dall'Avis Comunale di Pesaro, che in occasione del Palio dei Braceri, organizzato in collaborazione con l'Avis Provinciale di Pesaro Urbino, nel suggestivo scenario di Rocca Costanza, un incontro-confronto tra la comunità avisina della provincia e la dirigenza nazionale e regionale. Lina Rocca, Presidente Avis Comunale Pesaro. Innanzitutto siamo qui perché siamo all'interno di una manifestazione che ci piace molto, se si può dire così, che è il Palio dei Braceri di Pesaro. E io parlo sempre di questa similitudine perché mi piace. Il Palio è un palio giovane perché è nato di recente, ma comunque da qualche parte sono nati tutti, ed ha riunito e ha ritirato fuori l'orgoglio di appartenere ai quartieri dei pesaresi. Infatti dall'inizio dell'anno tutti gli abitanti delle varie contrade, tra giovani e famiglie, si incontrano per vedersi e per creare poi quello che è il palio stesso, perché fanno tra video e coreografie varie, fanno diverse cose e quindi lo fanno per creare un giorno in cui stanno tutti bene. E quindi io porto la similitudine alla stessa cosa che fanno i donatori, cioè ogni giorno i donatori vanno a donare, indipendentemente da per chi o per cosa, comunque lo fanno per mantenere quella che è la risorsa più importante, una delle risorse importanti per la città, che è il bene sangue. E quindi a noi piace essere presenti e sostenere questi eventi giovani che raccolgono tutta la città, perché un po' è il nostro anche obiettivo, quello di avere una città in cui si vive bene e si sta bene. E oggi abbiamo avuto l'occasione, siccome siamo partner del Palio, di fare una giornata all'interno della Rocca, e di Rocca Costanza, che è uno dei monumenti bellissimi di Pesaro, e quindi ne abbiamo approfittato subito perché è una bellissima vetrina. Questo incontro nasce dal fatto che al momento anche in Italia, non solo qui perché la situazione è dappertutto uguale, le risorse di sangue ci sono, ma per dire, adesso riferito a Pesaro, su una popolazione di 95.000 abitanti, ancora siamo solo 2.500 donatori. Tolti i bambini, tolti gli anziani, si potrebbe fare ancora molto molto di più. Ma perché questo? Perché più siamo e più in casi di bisogno c'è la possibilità di dare aiuto, perché non è tanto, molti pensano che il sangue serva sempre solo magari negli incidenti, ma ci sono anche malattie, c'è persone che hanno malattie che hanno bisogno di essere curate quotidianamente, e quindi ad esempio come in questo periodo che è l'estate, ma come può essere anche l'inverno con la neve o con dei piccoli imprevisti che impediscono ai donatori di andare a donare, si creano delle emergenze. Infatti in questo momento siamo appunto in emergenza. Tutte queste cose sono difficili sempre da spiegare o comunque non arrivano alle persone. Allora abbiamo pensato di fare questo incontro dove ci sono i massimi referenti della nostra provincia, il presidente dell'Avis provinciale, il presidente dell'Avis regionale, ma soprattutto anche il presidente dell'Avis nazionale, anche per far capire a tutti i cittadini di Pesaro o comunque a chi è che è interessato, ma anche per rendere gli stessi donatori sempre coscienti di quali sono le costanti variazioni in ambito di donazione, le costanti richieste e gli sviluppi. Quindi avevamo questa opportunità e oggi siamo qui per questo, per dire cosa sta cambiando, dove siamo arrivati, perché comunque anche se stiamo bene comunque serve, perché poi c'è anche da dire che le persone anziane stanno diventando sempre numero maggiore, perché grazie anche alla tecnologia e alla medicina che sta comunque facendo progressi, però per mantenere comunque queste persone serve sempre e comunque tutto quello che segue poi la medicina in campo del sangue e della donazione di sangue. Numerose e diverse le riflessioni avanzate nel corso dell'incontro, tutto incentrato sui prossimi cambiamenti organizzativi e culturali in tema di donazione di sangue, con un titolo eloquente. Dove stiamo andando? Lo abbiamo chiesto a Daniele Ragnetti, presidente Avis Provinciale Pesaro Urbino. È un momento importante per la nostra associazione, in particolare per tutta la nostra provincia, perché volevamo fare
proprio una riflessione, ma una riflessione ovviamente non da soli, quindi con l'intervento del presidente regionale Avis, Massimo Lauri, e del presidente nazionale Saturni, così come dire, da permettere a tutti i nostri soci, ai dirigenti delle Avis comunali di tutto il territorio, di capire bene che cosa sta succedendo non solo da noi ma in tutto il territorio nazionale, qual è il nostro futuro, quali sono i nuovi obiettivi e dove siamo arrivati noi come provinciale, come Avis comunali di tutto il territorio. Ecco, qual è il punto di partenza e quali sono le sfide, i temi che affronterete in un'ottica di cambiamenti che riguardano l'Avis? Diciamo che l'argomento più importante rispetto a tutto quello che stiamo facendo è, diciamo, una donazione programmata. Noi siamo abituati, come dire, ad arrivare ai punti trasfusionali, ai centri trasfusionali, donando, ognuno arriva oppure viene chiamato dalle singole Avis e va a donare, indipendentemente da quello che è la, come dire, la reale necessità di quel momento. Poi interviene ovviamente una sede di compensazione fra ospedali eccetera, però il futuro richiede una programmazione più puntuale. Dietro di noi c'è il cartello del plasma, se serve più plasma dobbiamo donare più plasma e ci dobbiamo organizzare per donare più plasma, se servono gruppi sanguigni particolari in un certo momento dobbiamo donare il sangue che serve, cioè dobbiamo crescere sempre come base, come unità, come numero dei donatori per avere la possibilità di fronteggiare tutte le esigenze e soprattutto ogni richiesta puntuale che ci viene fatta. La forza dell'Avis però è quella di saper affrontare i cambiamenti, le novità. Assolutamente sì, è chiaro che questo è un passaggio notevole, non ci siamo abituati, però come giustamente ha detto ne abbiamo già fatti parecchi di passaggi, una volta i punti trasfusionali raccoglievano anche delle quantità numericamente basse, oggi stiamo, come dire, utilizzando tutti gli spazi, stiamo cercando di mettere a disposizione il maggior numero di quantità di unità di sangue, i donatori rispondono, dobbiamo fare questo ulteriore salto e lo possiamo fare. E lo possiamo fare perché, come dire, abbiamo sempre quello spirito importante a cui facciamo sempre riferimento, che è il risultato finale, che è quello di rispondere a tutte le necessità di quelli che ne hanno bisogno. Quindi tenendo sempre fede a quello spirito riusciamo a fare tutto quanto. Coordinata da Giovanni Pelonghini, già presidente a livello provinciale dell'Avis, la tavola rotonda ha offerto spunti molto interessanti sul futuro dell'associazione, destinata a rinnovarsi e a cogliere le sfide che si stanno presentando. Sentiamo quindi il presidente dell'Avis Marche, Massimo Lauri. In questo momento dobbiamo raccogliere le forze per ripartire con una sfida diversa. Dobbiamo, da una parte, andare incontro a quelle che sono le esigenze della sanità e magari essere pronti anche alla raccolta associativa pur di risolvere i problemi e di avere sangue a disposizione per i malati. Speriamo su questo le istituzioni vengano dietro, perché è una sfida che è vero vogliamo vincere noi, ma la devono vincere anche le istituzioni, perché lavoriamo insieme e insieme possiamo solo risolvere i problemi. Quindi da qui anche una nostra nuova organizzazione, proprio per essere più puntuali, per non sprecare risorse, per essere più attenti a tutto, dobbiamo riorganizzare anche la nostra attività con una chiamata sempre più puntuale, una chiamata che vada a guardare non solo gli orari di quando il donatore viene a donare, in modo che possa perdere meno tempo possibile, ma anche che vada a vedere il tipo di sangue che serve, quindi il gruppo sanguigno. Quindi ci stiamo riorganizzando su questo, è un discorso, è un'attività difficile, impegnativa, ma questa è una sfida che vogliamo vincere. Particolarmente atteso l'intervento del presidente nazionale di Avis, Vincenzo Saturni, che non soltanto ha onorato l'incontro con la sua presenza, ma ha dato risposte puntuali e precise sui tanti temi affrontati e sulle questioni che maggiormente preoccupano il mondo avisino.
La sfida più importante è che noi dobbiamo continuare a garantire quello che stiamo facendo oramai quasi da 90 anni, e cioè una terapia trasfusionale adeguata, di qualità e sicura a tutti gli ammalati che ne hanno bisogno. Le sfide future sono legate al fatto che c'è un andamento demografico particolare, per cui aumenteranno le persone di una certa età, che dal punto di vista probabilistico potrebbe avere maggiore necessità anche di supporto trasfusionale. Dall'altro lato le giovani leve sono sempre meno, quantitativamente proprio parlando, e quindi una delle nostre sfide sicuramente fondamentali è quella di raggiungere in modo sempre più efficace dei giovani che si avvicinano alla donazione di sangue. E questo è il primo obiettivo che noi abbiamo ben chiaro, ben presente, quindi tutte le nostre iniziative, anche la campagna recente che si intitola La Prima Volta, è indirizzata in quel senso. Dall'altro lato c'è tutto un discorso di sempre maggior qualità che noi richiediamo sia alla donazione, quindi ai nostri donatori, sia poi alla trasfusione. Per cui anche tutto il percorso dell'organizzazione, che è stata fatta anche qui nelle Marche a seguito di norme europee e poi italiane, è indirizzato in quel senso, cioè per fare in modo che il donatore doni quando serve quello che serve in funzione dell'esigenza dell'ammalato. Perché AVIS ha come sua missione fondamentale una visione universalistica, cioè noi ci rivolgiamo all'ammalato, perché per noi il beneficiario vero è l'ammalato. Poi è chiaro, tuteliamo i donatori, facciamo in modo, però la cosa fondamentale è che sia l'ammalato al centro della nostra attenzione, e che quando ha bisogno non debba preoccuparsi che possa mancargli il sangue. Questo secondo noi è anche un discorso di libertà, perché se un cittadino che ha già una patologia e quindi preoccupato per quello che gli va intorno, i parenti, gli amici eccetera, almeno non deve preoccuparsi che gli manchi il sangue, e il compito dei donatori è fare questo.